Appassionati di calcio, buon pomeriggio da Monreale Prodo, da Francesco Costanzo. È la prima giornata del campionato di Serie D, girone in campo. Cittanovese contro Messina con la squadra bianco, scusata, chiamata a partire con il piede forte in questo campionato che è la, vuol vedere protagonista indiscussa. Un campionato di quarta serie che deve essere affrontato col piglio giusto a partire già dalla prima giornata, che sappiamo per il Messina è sempre stata insidiosa. Speriamo di invertire il tabù negativo di questa gara d'esordio del campionato di Serie D girone I di contro la Cittanovese, che vorrà vender cara la pelle e quindi giocherà col massimo dell'impegno per controbattere i più potati avversari. Andiamo alle formazioni. Messina in campo con Lai, Giofrè, Arcidiacono, Foggia, Bollino, Vacca, Lomasto, Lavrendi, Mazzone, Cretella e Boscovic. In panchina Manno, Cascione, Bellopede, Cristiani, Garofalo, Monteleone, Bartolotta, Mancuso e Izzo. Allenatore Raffaele Novelli. Cittanovese in campo con Latella, Petrucci, Arizzo, Lonigro, Corso, Fiumara, Barilaro, Meola, Dorato, Crucitti e Silenzi. In panchina per la formazione calabrese La Cagnina, Lo Sasso, Miceli, Scuderi, Fuschi, Giorgio, Isabella, Giovinazzo e Condomitti. Allenatore Pietro Infantino. Dirigerà l'incontro il signor Alessio Schiavoni di Treviso, primo assistente Taverna di Bergamo, secondo assistente Nechita di Lecco. La battuta insidiosa al centro aria, attenzione, la palla sfila Cucitti! Vantaggio della formazione della Cittanovese al secondo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione di Domingo, palla che è arrivata sul secondo palo, la deviazione volante da parte di Crucitti, incorre in questo caso Giofre, quindi Foggia in traversone, interessante colpo di testa e la gran parata, miracolo di Latella. A centrocampo recupera palla il Messina con la Cigliano, la gira prima subito per Foggia, ancora di prima intenzione, palla che viene recuperata ancora dalla formazione bianco scudata con Cladella, il traversone, Foggia la tiene lì, la tiene lì Latella, ancora deviazione spaccata. Tanto si aspetta il fisco arbitrale, Barre, Cidiacono, pallone, smanacciato ancora, al volo! Ci prova Cretella, bravo nel coraggio, un po' meno. La conclusione è nettamente sopra la traversa. Barillare il traversone, occhio qui, alla girata! E fuori dalle di rigore, sopra la traversa. Vale per la Cidiacono, in area di rigore, stavolta sulla destra. Il destro, blocca! Ancora la Cretella! Ma il 4 della Cittanovese, palla dentro, il raddoppio della formazione di casa, 2-0 per la Cittanovese che raddoppia. Ha segnato il numero 9 Dorato per farlo. Nonostante la gran mole di gioco e le occasioni avute, Messina che deve crederci fino alla fine. Vediamo qui dalla destra l'offensiva, il traversone a tagliare, la palla spira lì davanti alla porta, controlla la sfera Arcidiacono, la battuta in profondità, Arcidiacono sul secondo palo, controlla la sfera in area di rigore sulla sinistra. Cretella difende il pallone al limite, cerca l'appoggio, colpo di tacco grandioso, che palla per Arcidiacono al centro, attenzione il tiro deviato, calcio d'angolo, ci aveva provato Bollino battere il corner insidioso, tagliare, c'è il gol sotto porta, il gol del Messina, Foggia, Ciro Foggia per il gol del Messina sotto misura su angolo di Bollino, e Foggia a mettere il pallone in fondo al sacco, Ciro Foggia riapre tutto sotto porta, le proteste dei giocatori cittanovese per il tocco di Foggia sotto misura.
quindi ancora l'omasto in copertura di testa per Foggia, guadagna spazio Foggia, apre per Bollino, Bollino col tacco se ne va Mauro, frisce a terra, non c'è nulla, non c'è nulla, uscire Messina, Bollino per Cadella, quindi Foggia ci si ammette, movimento dentro, Bollino è solo, Bollino in palla, lo favorisce, ci siamo anticipato un calcio d'angolo da Davide Costa, 120 secondi l'extra time, c'è il pressing portato dalla formazione messinese, ci diavolo, sbaglia tutto la palla, sta in aria, oh, il gol di Foggia, Ciro Foggia in raddoppio del Messina, 2-2, 2-2 il Boreale Prodo, 2-2 del Messina, proprio quando stiamo per entrare nel primo minuto di recupero, bravissimo Arcidiacono a sfruttare la topica del portiere Ratella che sbaglia il rilancio, palla per Arcidiacono dalla sinistra, l'appoggio è il più facile dei gol per Ciro Foggia, che impatto per il Messina, 2-2, squadra di spogliatoi, ci siamo divertiti in questo primo tempo, sicuramente in apertura il doppio vantaggio della Cittanovese con Crucitti e Dorato, ma la doppietta del bomber Ciro Foggia ha rimesso tutto nella normalità sui piani dell'equilibrio. Ah, bravo Lavrenti a difendere palla nella propria tre quarti campo, qui c'è brutto fallo, vorrebbe staccarti il giallo e finalmente c'è ammonizione per Fiumara, già ammonito ed è cartellino rosso, Cittanovese in 10, episodio importante del match. Vacca, ancora Vacca, apertura per Bollino sulla destra, quasi in area di rigore, il traversone, tirato, Arcidiacono, l'ha girato sul fondo, Bollino, la palla giunge a Mazzone che non riesce a intervenire sull'avversario, pallone fuori, furibonda la panchina cittanovese, c'è fuori, cartellino rosso, cartellino rosso per Rizzo, Rizzo espulso, Cittanovese 9 uomini da par suo in orizzontale su Cristiani, pensa al tiro, ancora Cristiani non tira, appoggia su Cadella, si sovrappone Crascella con l'esterno sul secondo palo, la palla spione, Bollino non riesce a trovare l'impatto con il pallone, con la sfera fuori, il fallo laterale, 29esima, la palla che spione, colpo di Foggia che non inquadra lo specchio della porta, ci diavolo Lavrenti, gira palla in Messina, l'apertura per Bollino, dentro il pallone per Cretella che crea lo spazio, Bollino la difende, cerca Boxkovic, ancora Bollino, riapre su Gioffre, anzi Romasto, scusate, Arcidiacono, la gira, è solo Cretella, no, va a colpo di testa, Pietro Arcidiacono sul primo pallone, la girata, salta porta Foggia, ma c'è il fischio arbitrale, era tutto fermo comunque, e arriva in questo momento il tipico fischio arbitrale e 2-2 il finale dal Moreale Proto di Cittanova Calabra, Cittanovese 2 Messina 2 nel primo tempo, tutte le marcature di questo match, Crucitti e Dorato per la promozione di casa e doppietta di Ciro Foggia per il Messina che quindi esce con un punto dall'aspetta calabrese.